Ciao a tutti e benvenuti alla seconda lezione di questo 31° capitolo che si intitola Camminare con Cristo. Andiamo a vedere cosa ci insegna oggi il corso. Il corso dice che un'antica lezione non viene superata opponendo la nuova alla vecchia. Non deve essere vinta perché la verità venga conosciuta, né combattuta per essere sconfitta dal richiamo della verità. Non c'è battaglia che debba essere preparata, nessun tempo che debba trascorrere e nessun piano che debba essere preparato per accogliere la nuova. C'è un'antica battaglia che viene intrapresa contro la verità, ma la verità non risponde. Chi potrebbe venir ferito in tale guerra salvo che non ferisca se stesso? In verità egli non ha nemici. E può forse essere assalito dai sogni? Rivediamo ancora ciò che sembra stare tra te e la verità di ciò che sei, perché ci sono passi da intraprendere per il suo abbandono. Il primo è una decisione che prendi tu, ma in seguito la verità ti verrà data. Tu vorresti stabilire cos'è la verità. E col tuo desiderio stabilisci due alternative tra cui scegliere ogni volta che pensi di dover decidere su qualcosa. Nessuna delle due è vera, né sono differenti, tuttavia dobbiamo vederle entrambe. Prima che tu possa guardare oltre ad esse e vedere l'unica alternativa che è una scelta diversa, ma non nei sogni che hai fatto. Così che questa possa venirti oscurata. Ciò tra cui vorresti scegliere non è una scelta e non ti dà che l'illusione che sia libera, perché avrà un unico risultato in entrambi i casi. Così in realtà non è affatto una scelta. La guida e il seguace emergono come ruoli separati, ciascuno dei quali sembra possedere dei vantaggi che non vuoi perdere. Così, nella loro fusione, sembra esserci la speranza di soddisfazione e di pace. Tu vedi diviso fra entrambi questi ruoli, separato per sempre tra i due. E ogni amico o nemico diventa un mezzo per aiutarti a salvarti da ciò. Forse lo chiami amore. Forse in fondo pensi che l'assassinio sia giustificato. O di colui al quale hai dato il ruolo di guida quando avresti voluto averlo tu, e odi anche il fatto che egli non lo assuma nei momenti in cui vuoi lasciare emergere il seguace in te e rinunci al ruolo di guida. E questo è il motivo per cui l'hai fatto tuo fratello e hai imparato a pensare che questo sia il suo scopo, a meno che egli non lo serva. Non ha compiuto la funzione che gli è stata assegnata da te e così merita la morte, perché non ha alcuno scopo né alcuna utilità per te. E che dire di lui? Cosa vuole da te? Cosa può volere se non ciò che tu vuoi da lui? Qui la vita è facile come la morte, perché ciò che scegli lo scegli anche per lui. Gli rivolgi due richiami, come lui a te. Tra questi due c'è scelta perché da essi deriva un risultato diverso. Che egli sia per te la guida o il seguace non importa perché hai scelto la morte, ma se lui invoca la morte oppure la vita, l'odio oppure il perdono e l'aiuto, non è la stessa cosa nel risultato. Ascolta la prima e sarai separato da lui e sarai perduto, ma ascolta l'altra. E ti unirai a lui, e nella tua risposta si troverà la salvezza. La voce che ascolti in lui non è che la sua. Cosa ti chiede? Ascolta bene, poiché sta chiedendo ciò che verrà a te, perché vedi un'immagine di te stesso e senti la tua voce chiedere ciò che vuoi. Prima di rispondere, fai una pausa e pensa a questo. Sentite questo perché a me piace tantissimo. La risposta che do a mio fratello
è ciò che sto chiedendo, è ciò che imparo da Lui, è ciò che imparo su di me. Poi aspettiamo un istante e calmiamo la mente, dimenticando tutto ciò che pensavamo di aver udito, ricordando quanto non sappiamo. Questo fratello non ci guida né ci segue, ma cammina al nostro fianco sulla stessa identica strada. E come noi, così vicino o lontano da noi che vogliamo, quanto noi gli permetteremo di essere. Non facciamo guadagni che egli non fa con noi e retrocediamo se lui non avanza. Non prendere la sua mano con rabbia, ma con amore, perché dal suo progresso dipende il tuo. E andiamo separatamente lungo la via, a meno che tu non la tenga al sicuro al suo fianco. Siccome è uguale a te nell'amore di Dio, sarai salvato da tutte le apparenze e risponderai al Cristo che ti chiama. Sii calmo ed ascolta. Non pensare pensieri antichi. Dimentica le tetre lezioni che hai imparato su questo figlio di Dio che ti chiama. Cristo chiama tutti con uguale tenerezza, senza vedere alcuna guida e alcun seguace e senza ascoltare che un'antica risposta da tutti loro. Dal momento che egli ascolta un'unica voce, non può udire una risposta diversa da quella che ha dato quando Dio lo ha nominato suo unico figlio. Rimani molto quieto per un istante. Vieni senza alcun pensiero di ciò che hai imparato prima e metti da parte tutte le immagini che hai fatto. Il vecchio sdraio davanti al nuovo, senza la tua opposizione o intenzione. Non ci sarà alcun attacco contro le cose che pensavi fossero preziose e bisognose di protezione. Non ci sarà alcun assalto contro il tuo desiderio di udire un richiamo che non è mai stato fatto. Nulla ti ferirà in questo luogo santo al quale vieni per ascoltare in silenzio e per imparare la verità, ciò che vuoi realmente. Non ti verrà chiesto di imparare niente più di questo, ma ascoltandolo comprenderai che hai solo bisogno di venir via senza i pensieri che non volevi e che non sono mai stati veri. Perdona tutte le apparenze a tuo fratello, che non sono altro che lezioni antiche che hai insegnato a te stesso riguardo alla tua condizione di peccatore. Non ascoltare che il suo richiamo alla misericordia e alla liberazione da tutte le immagini spaventose che hai in merito a ciò che è e a ciò che tu devi essere. Ha paura a camminare con te e pensa che forse sarebbe più sicuro per lui stare un po' più indietro o un po' più avanti. Puoi forse fare progressi se la pensi allo stesso modo, avanzando solo quando egli indietreggia e retrocedendo quando lui avanza, perché così dimentichi l'obiettivo del viaggio, che non è altro che di decidere di camminare con lui, di modo che nessuno dei due guidi o segua. Così è una strada che percorrete insieme, non da soli, e in questa scelta il risultato dell'apprendimento viene cambiato, perché Cristo è rimasto per entrambi. Un solo istante trascorso senza le tue vecchie idee sull'identità del tuo grande compagno e su cosa dovrebbe chiedere sarà sufficiente a permettere che questo accada, e percepirai che il suo scopo è lo stesso del tuo. Chiede ciò che vuoi e ha gli stessi tuoi bisogni. Lui forse assume una forma differente, ma non è alla forma che rispondi. Lui chiede e tu ricevi, perché non siete venuti che con un solo scopo, che entrambi impariate, che amate vostro fratello con amore fraterno. In quanto fratello, suo padre deve essere lo stesso del tuo, perché lui e come te in verità. Insieme la vostra comune eredità
viene ricordata e accettata da entrambi, da soli è negata a tutte e due. Non è forse chiaro che finché insisti nel guidare o nel seguire pensi di camminare da solo senza nessuno al tuo fianco? Questa è la strada che non va da nessuna parte, perché la luce non ti può essere data finché cammini da solo, e così non puoi vedere da che parte vai. E così c'è confusione, un senso di dubbio infinito, mentre barcolli avanti e indietro nell'oscurità e da solo. Tuttavia, queste non solo che apparenze di ciò che è il viaggio e di come deve essere fatto, perché vicino a te c'è colui che porta la luce innanzi a te, così che ogni passo sia fatto con certezza e sicurezza della strada. Una benda sugli occhi può certamente oscurare la tua vista, ma non può far sì che la strada stessa diventi buia. E colui che viaggia con te ha la luce. E con questa meravigliosa chiusura finisce questa lezione. Io mi fermo qui, vi aspetto domani e vi auguro una bellissima giornata. Grazie a tutti.